Tappa barese per il tour elettorale di Silvio Berlusconi. Si è tenuto nella serata di mercoledì 13 febbraio l'incontro del presidente del PDL con gli elettori pugliesi, giunti da ogni parte della regione. L'appuntamento si è tenuto presso il Teatro Team, gremitissimo in ogni ordine di posto, che non è riuscito a contenere i tanti sostenitori di Berlusconi, molti dei quali sono rimasti all'esterno del teatro per seguire il suo intervento attraverso un maxischermo. L'ex presidente del Consiglio entra trionfalmente, accolto dallo sventolio delle bandiere e dagli applausi dei suoi sostenitori, i quali hanno intonato insieme a lui le note dell'inno nazionale. Inizia poi il suo lungo intervento, durato circa 2 ore. Parte il suo discorso ricordando il contratto con gli italiani, stipulato in TV nel 2001, ribadendo le 5 promesse fatte allora e comunque mantenute, e ripercorrendo le difficoltà affrontate nei primi giorni del suo governo. Parte poi il suo attacco al governo tecnico, accusandolo di aver iniziato con il piede sbagliato, adottando una politica di austerity e introducendo l'IMU, definita a suo avviso un'imposta patrimoniale a tutti gli effetti. Bene, questo governo ha cominciato subito col piede sbagliato e ha adottato acriticamente, come voi avete mostrato di sapere bene rispondendo alle mie domande, la politica di austerità imposta dalla signora Merkel all'Europa e dall'Europa a noi e a tutti gli altri paesi. Qual è stato il risultato di questa politica di austerità in Europa? Oggi sono 50 milioni di cittadini europei che non hanno lavoro o sono sottooccupati. Da noi questa politica, che può essere una politica fruttuosa se si applica delle economie in pieno sviluppo, da noi questa politica ci ha portato dentro una recessione profonda. All'inizio di questa spirale recessiva c'è stata proprio questa tassa sulla casa. Che cosa ha prodotto questa tassa? Noi ci siamo battuti perché non venisse approvata, ma abbiamo dovuto anche noi votare la fiducia perché è stata deliberata con un decreto su cui il governo dei tecnici ha chiesto la fiducia in Parlamento. Se non avessimo votato quella fiducia, questo governo sarebbe caduto. Non ci siamo sentiti la responsabilità di mandare a casa un governo dopo appena 3 settimane, perché l'Italia sarebbe caduta in una crisi ancora più grave. L'abbiamo votato, quella fiducia, ma ci siamo ripromessi appena possibile di cambiare questa situazione. Sempre sull'IMU, il Cavaliere ha poi proseguito dicendo di aver già pronto il piano per la sua restituzione, rispondendo alle accuse dei suoi competitor elettorali di non avere la sufficiente copertura finanziaria necessaria per tale intervento. Abbiamo dimostrato che con pochi aumenti di imposte su beni di non primaria necessità, come le sigarette, i giochi, le scommesse, l'alcol, eccetera, anche con un risultato positivo per quanto riguarda la salute anche mentale e il portafoglio dei cittadini, abbiamo detto ecco qua, abbiamo già pronto il decreto legge, lo approveremo nel primo Consiglio dei Ministri, c'è la copertura totale dei 4 miliardi che lo Stato introiterà di meno ogni anno perché è caduta questa imposta. Naturalmente non è mancata la critica nei confronti di Monti, ritenendolo una persona poco coerente. Il signor Monti ha garantito al Capo dello Stato, a me come Presidente uscente, ha garantito a Bersani, ha garantito più volte parlando agli italiani che dopo il governo non si sarebbe messo in mezzo nella lotta politica, non sarebbe diventato protagonista anche lui della politica. Ha fatto esattamente il contrario. E credo che basti questo per non riconoscergli più da parte nostra alcuna credibilità. Non sono di certo mancate frecciatine nei confronti degli altri suoi avversari politici, definendo Bersani una persona poco innovativa e Grillo da populista che recita sempre lo stesso copione. Berlusconi ha poi proseguito il suo lungo intervento parlando dei principali cambiamenti previsti nel suo programma. Non sono mancate di certo le accuse nei confronti della magistratura italiana, definendola un cancro della democrazia. Noi oggi abbiamo dentro la nostra democrazia un cancro, una patologia che si chiama magistratura.
questa magistratura, non tutta, perché la maggioranza dei giudici è fatta da persone per bene, integerrime, ma c'è una corrente legata da un filo rosso che usa il potere dei giudici come strumento di lotta politica contro gli avversari che vuole far sparire. A me mi hanno fatto un trattamento in 20 anni, in quasi 20 anni, che soltanto io, con le mie spalle larghe e col mio animo di guerriero, ho potuto sopportare. Naturalmente non ha tralasciato i temi più scottanti di attualità, quali lo scandalo della Banca Montepaschi di Siena e la condanna dell'ex presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto. Uno scandalo in cui non si sa dove sono finiti 3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro, preceduto da un altro scandalo, quello dell'acquisto da parte del Monte dei Paschi di Siena della Banca del Salento, valutata 700-800 milioni e comperata dal Monte dei Paschi a 2 miliardi e mezzo. E allora che cosa fa la sinistra? Chiede ai suoi giornaloni e alla sua magistratura di gettare una cortina di fumo su questo scandalo. Lo scandalo sta infatti per scivolare via dalle prime pagine dei giornali e si inventano loro degli scandali, appunto inventati, che si chiamano per esempio 4 anni a Berlusconi, che si chiamano per esempio stanotte 4 anni a Raffaele Fitto. Ho letto tutte le carte del processo. Non c'è nessuna prova. Ha avuto sul partito che in accordo con me aveva messo in campo per raccogliere voti di fianco al Popolo della Libertà, ha avuto un finanziamento scoperto fatto con bonifico bancario di 500.000 euro. Ma si può pensare che qualcuno, se facesse un atto di corruzione, si fa fare un finanziamento scoperto, legale, alla luce del giorno, di 500.000 euro? Berlusconi ha poi concluso il suo intervento interagendo con il pubblico presente, ponendo loro alcune domande su quali sono le aspettative che auspicano dal nuovo governo che guiderà il paese.